Siamo a Madrid. Un uomo chiamato il professore cerca di esaudire il sogno di suo padre, rapinare la zecca di Stato. Sogni modesti, insomma. Questo professore, dall'aspetto un po' impacciato, represso sessualmente e con la faccia del bravo ragazzo, per raggiungere il suo obiettivo mette in piedi una banda formata dai peggio delinquenti che la Spagna ha da offrire. Poche e semplici regole prima di iniziare. Nessun nome e nessun tipo di relazione. È così che abbiamo non più 8 criminali, ma 8 città. Tokyo è la classica gatta morta, ragazzina sprezzante delle regole del pericolo, con collarino da hentai giapponese e il culo perfetto. Chiaramente, già di per sé, un bel mix per mandare all'aria il colpo. Ryo è il genietto del computer, un ragazzino ingenuo, esaltato, che in piena tempesta ormonale si fa affascinare da mitra e cattive ragazze. Ovviamente parliamo di Tokyo, come biasimarlo? Poi Mosca e Denver, padre e figlio, il primo con l'aspetto a metà tra il nonno di Heidi e Che Guevara, che impartisce le sue lezioni da uomo saggio cercando di mettere pezza alle cazzate altrui, come quelle del figlio. Un classico bulletto di quartiere con la risata da cavallo. Berlino, invece, è il leader carismatico, con quello sguardo da serial killer, freddo, tranquillo e inquietante, come la voce di tua madre quando ti dice «Vieni qua che non ti faccio niente». Insomma, il classico sociopatico. Nairobi è l'ago femminile della bilancia, che prende in mano la situazione quando il gioco si fa duro. In poche parole, una donna coi cojones. Infine, non possono mancare i due bodyguards da discoteca dell'Europa dell'Est, Oslo ed Helsinki. Dopo uno studio matto e disperatissimo durato 5 mesi in una casa gigantesca tra le idilliache colline spagnole, ma dove l'avranno trovato un posto così? Osservando ogni dettaglio del piano, gli 8 criminali riescono ad entrare nella zecca spagnola, protetti da maschere di Dalì, mentre il professore, con il suo potere da Big Brother, li protegge e li osserva dall'esterno. Mentre la polizia organizza il suo quartier generale fuori la zecca, l'obiettivo della banda è quello di prendere tempo, perché più tempo trascorreranno all'interno, più banconote riusciranno a stampare. E via di cinquantoni. A seguire e coordinare ogni mossa della polizia è la moderatrice Raquel Murillo, con il suo fidato collega, ovviamente innamorato di lei e pronto a gettarsi nelle fiamme, Angel. Mentre il professore continua a prendere tempo, trattando con la polizia e stuzzicando Raquel con domande imbarazzanti da chat hot al telefono, si infiltra nella vita della poliziotta come affascinante sconosciuto che aborda Signore Sole al bar. Nel frattempo, all'interno della zecca, la banda si organizza con i suoi ostaggi. Chi a scavare, chi a stampare e chi a rompere le uova nel paniere. Come Arturito, il direttore della zecca, sempre pronto a ribellarsi stupidamente all'autorità di Berlino, ma sfruttando gli altri. Classico verme senza spina dorsale che si nasconde dietro la sua amante segretaria, Monica. Nel giro di 128 ore, il tempo totale che gli otto rimangono chiusi nella zecca con i loro ostaggi, quasi niente va come previsto. Ognuno ci si mette d'impegno per dar sfogo ai propri impulsi. Ryo e Tokyo continueranno a pensare alla loro isola felice nelle Filippine. Berlino, credendosi Dio sceso in terra, crea il suo harem di donne terrorizzate, instaurando una relazione ai limiti del perverso con un ostaggio, costringendo anche Denver a far fuori Monica, complice di Arturito nel cercare una via di fuga. Ma tra Monica e Denver scoppierà l'amore, culminando in sesso nel cavo contornato da quella che è palesemente una sindrome di Stoccolma, diventando, da quel momento, parte della banda. Anche il professore, dall'esterno, cederà al fascino di Raquel, innamorandosi perdutamente della poliziotta. Insomma, mentre tutti allegramente scopano, Nairobi continua a lavorare come una macchina da guerra sfornando banconote. Mosca scava un tunnel di fuga e i due bodyguard rimarranno taciturni e minacciosi sullo sfondo. Dopo numerosi scleri e il tentativo di fuga andato a segno da parte di alcuni ostaggi, c'è sempre Arturito di mezzo, ma lui proprio non ce la fa a farne una giusta e uscire, e la morte di Oslo, il morale della banda si abbassa. Sono tutti stressati, in ansia, e Tokyo decide bene di andare in crisi, evidentemente aveva le sue cose, minacciando di morte Berlino. Lui, ripreso il controllo, decide di cacciarla dalla zecca di Stato. Legata e imbavagliata ad un carrellino, viene spinta fuori dalla zecca dritta in pasto alla polizia. Riuscirà poi a scappare dal carcere grazie ad una task force ucraina assunta dal professore e, contro ogni logica, proprio perché le conseguenze non sa assolutamente dove stiano di casa, rientrerà nella zecca con un omato della polizia con tanto di scena tipo film dei mercenari. Ma sarà proprio qui, mentre le porte sono aperte per far entrare Tokyo, che Mosca sarà colpito mortalmente. Durante la lunghissima ed estenuante ripartita dello scavatore, con tanto di sensi di colpa di Tokyo e dialogo strappalacrime tra padre e figlio, il professore verrà scoperto da Raquel, infrangendo così i suoi sogni di poter scappare e vivere in qualche spiaggia dorata con sua figlia, sua madre e lo sconosciuto di cui si è innamorata nel giro di 5 giorni. Ma per dare una chance al suo bel criminale, diventa sua complice proteggendoli a discapito della sua credibilità e di un bel lavoro stipendiato. Quindi, mentre la polizia decide di assaltare la zecca ed entrare di forza, la banda, con tutto il denaro stampato, riuscirà a fuggire dal tunnel, dritti nel magazzino del professore. Ma questo non sarebbe stato possibile senza il sacrificio di Berlino, che, con slancio altruistico, protegge la fuga dei suoi amici, dicendo addio al suo adorato fratellino, il professore.
La prima stagione si conclude con la fuga dei 7+1,5. Monica, incinta di Arturito, decide di seguire Denver e Raquel, che, a distanza di un anno dall'assalto alla zecca, finalmente realizzerà dove si trova il professore, raggiungendolo e costruendo insieme a lui il loro nido d'amore. Nella seconda stagione, ormai con la rapina alle spalle, ognuno si gode il proprio paradiso personale, i suoi soldi, le sue feste. Ovviamente a rovinare tutto sarà di nuovo quella gran scassacazzi di Tokyo, che non contenta della sua isoletta felice nel bel mezzo del nulla ai Caraibi, e ci credo, da soli tu e Rio per 2 anni, sai che palle, decide di abbandonarlo da solo, come un cane, mentre va in cerca di avventure. L'unico contatto fra i due sono dei cellulari satellitari, ovviamente sotto controllo della polizia. Ecco che nel momento in cui vengono accesi, Rio è in trappola. Dove cazzo vuoi che vada se è su un'isoletta sperduta? Tokyo, presa dai sensi di colpa, ancora, capisce di essere stata una stronza patentata e decide bene di contattare il professore Raquel, nome in codice Lisbona, e trascinare nuovamente la banda nel tentativo suicida di liberare Rio. E gli altri accettano pure. Incredibile. Ovviamente, quale modo migliore per liberare Rio se non quello di rapinare la banca di Spagna? Logico, ma un nuovo colpo significa un nuovo piano e nuove reclute. Alla ciurma si aggiungono Palermo, un vecchio amico di Berlino segretamente innamorato di lui da anni e, se possibile, ancora più psicopatico, come si suol dire chi si somiglia si piglia, Bogotà e Marsiglia, Lisbona, che insieme al professore aiuterà la banda dall'esterno contro la polizia. Infine, Stoccolma, ossia Monica, che, lasciato suo figlio ad amorevoli cure esterne, imbraccerà il fucile. Per riuscire ad entrare nella banca di Spagna, creano uno splendido diversivo per la città di Madrid. Gettano da dei dirigibili 140 milioni di euro. Magari essersi trovati lì sotto. Mentre il prof in video cattura il popolo, svelando la sua identità, e con slancio patriottico annuncia un bel «Ehi là, siamo tornati!». Riusciti ad entrare nella banca travestiti da poliziotti, non senza varie colluttazioni durante le quali Palermo viene ferito gravemente agli occhi, benissimo, un leader cieco, elargiscono tutte rosse e maschere di Dalì a tutti gli ostaggi. Mentre il prof e Lisbona si preparano a trattare con la polizia, all'interno della banca ancora una volta è Nairobi a gestire l'estrazione del bottino. I lingotti d'oro, custoditi in un cavo sotterraneo, protetto da un complicatissimo sistema di sicurezza. Riescono a trovare preziosissimi documenti, i segretucci di Stato da non svelare assolutamente, con i quali minacciano la polizia per non farli entrare. Ma a sconvolgere il piano è sicuramente la nuova moderatrice assegnata al caso, Sierra, così tanto, ma tanto infame, che Hitler a confronto sembra Gandhi. Dopo una serie di mosse e contromosse, viene accordato uno scambio, 40 ostaggi più alcuni membri della polizia in cambio di Rio. Ma durante lo scambio, un altro personaggio fa il suo ingresso nella banca. Arturito! Proprio non ce la fa a stare buono buono tranquillo a casina. Rio, una volta ricongiunto con la sua banda, viene sottoposto ad un'operazione per estrargli un microfono GPS impiantato segretamente dalla polizia. Ma dopo l'operazione, e l'aver assistito ad uno spogliarello sexy di Tokyo che si era scritta la to-do list dell'operazione sul corpo, ma un pezzo di carta non bastava, Rio le fa un discorsetto e decide di mollarla. Era ora. Il prof e Lisbona, braccati dalla polizia, scappano in un bosco e mentre il primo riesce ad arrampicarsi su un albero, tutto questo fa molto Hunger Games, la seconda si nasconde in una fattoria, ma viene scoperta dai contadini e mentre stanno lì a discutere di possibili ricompense, vengono raggiunti dalla polizia che inscenerà la morte di Lisbona per trarre in inganno il professore. Scena strappalacrime di lui che corre nel bosco e sente lo sparo nel microfono con tanto di urla strazianti verso il cielo. E mentre il prof si dispera, Nairobi viene attratta alla finestra della banca, mentre in strada l'ispettrice Sierra, la stronza, le mostra a suo figlio che lei non vede da moltissimi anni. Proprio qui, Nairobi viene colpita mortalmente da un cecchino. Il momento è tragico. Volano urla, lancia razzi, ci sono camion d'assalto e panico ovunque. Ed è in questo limbo che la serie è messa in pausa.